Parliamoci chiaro, mi chiamo Giacomo Sanvitale e da te interessa più o meno. Il motivo per cui ho cliccato questo video in realtà è per capire se è un clickbait. Cosa ci fa un ragazzo di Saronno negli Stati Uniti? E perché un ragazzo di Saronno che arriva negli Stati Uniti poi decide di lasciarli? Il 10 gennaio 2024, mentre tutti, e dico davvero tutti, prendevano un volo per tornare negli Stati Uniti, io ne prendevo uno direzione Milano. Prima di parlare però delle 3 settimane che ho vissuto qua in Italia, che appunto è la cosa più bella di questo video, è importante capire perché io sia qui, a Milano, al freddo, al gelo, a registrare questo video. E per farlo dobbiamo partire dagli ultimi 3 mesi negli Stati Uniti in cui qualcosa è successo. Eh sì, perché ormai sono negli Stati Uniti da 4 anni e non ho mai preso un volo fuori dalla finestra consigliata, che solitamente va da qualche giorno dopo dicembre a dopo Natale. Qui sapete anche questi piccoli dettagli della vita da studente atleta negli Stati Uniti. Ottobre, novembre, dicembre sono i responsabili del perché io sia qui in questo momento a registrare questo video in Italia, anziché essere negli Stati Uniti con la mia squadra. E mentre qualcuno potrebbe pensare, ah che bello il cibo italiano, ti stai godendo un po' di vibes italiane, in realtà questo è proprio il punto su cui dobbiamo soffermarci. Se questo è il primo video che vedi del mio canale, non voglio stare qui ad elencarti tutte le cose che ho fatto prima di questo video, e se vuoi insomma le trovi sul mio canale, ma la mia serie più famosa che mi ha reso, se voglio, conosciuto, si chiama The Journey. In questa piccola grande impresa, come quella di arrivare a giocare in Florida, uno dei miei stati preferiti, ero super carico e contento di rendere questa seconda stagione del The Journey la migliore di tutte, la migliore del mio canale. Il The Journey 2 sarebbe stata praticamente una scia del The Journey 1, dove racconto la mia carriera calcistica da italiano negli Stati Uniti, forse come primo a raccontare una cosa simile, ovviamente questa volta però in un posto nuovo, con esperienze nuove e soprattutto dopo 12 mesi di infortunio. Una delle cose che mi ha sempre caratterizzato nel raccontare la mia carriera è che racconto e rappresento soprattutto i momenti no, che per altri creators può essere difficile dimostrare, ma che ha sempre reso il mio percorso, se voglio, un po' più genuino. Proprio questi video, quelli negativi, sono tra i vostri preferiti. Pensate che il mio secondo video preferito che ascolto da voi è uno in cui racconto nella mia cameretta che non sto giocando nel mezzo dell'Oregon senza la mia famiglia. Amici. Insomma, il The Journey 2 voleva riprendere proprio quel pattern, quella attitudine di raccontare un po' i miei compagni di squadra, di raccontare le mie difficoltà sul calcio, le mie partite, analizzare i miei video e soprattutto raccontarvi il peso per un ragazzo come me, senza fratelli, senza troppo supporto, di essere negli Stati Uniti cercando di rendere orgogliosa mia madre, che a volte ho anche sentito nei miei anni di abbandonare un po', perché come detto non avendo un papà e quindi sapendo di essere da solo lì negli Stati Uniti, ma dall'altra parte lasciando da sola mia madre qui in Italia, cercando di rendere qualcosa di grosso ovviamente per entrambi, che può essere sicuramente una motivazione ma a volte anche un peso. Beh, ma proprio tu che, come detto prima, magari non hai mai visto un mio video, ti ritrovi oggi qui parlando di The Journey, cos'è questo The Journey, insomma che cosa ti sei perso? E per rimanere onesto, come voglio che sia questo video, dico che è un progetto che è uscito, che puoi trovare sul mio canale, di cui sono orgoglioso, ma che ovviamente non è andata come pensavo per diversi problemi. Se posso darti un consiglio, inizia dal The Journey 1, che secondo me è 3 spanne superiore. Dove mi voglio soffermare però è che ancora una volta anche il The Journey 2 è stato condizionato dalla mia salute. Dico ancora una volta perché negli ultimi 4 anni ho avuto ben 7 infortuni. Questo ha rovinato la serie e questo mi ha portato alla mia 8ª operazione in pochissimo tempo. Questa volta alla bocca. Questa operazione ha purtroppo portato delle complicazioni che ancora ad oggi non so se siano collegate. Dopo l'operazione alla bocca, forse per i troppi antidolorifici, ho iniziato ad inizio novembre a sentire dei dolori fortissimi al mio stomaco. Questo non è il classico mal di pancia di cui all'inizio pensavo di soffrire, magari in modo cronico, ma erano dei dolori mai sentiti prima, lancinanti, che sicuramente mi hanno distratto sia dal calcio sia dai video, e forse è anche per quello per cui sono un po' sparito. Medicine, dottori, visite, specialisti e soprattutto un sacco di soldi spesi, perché appunto l'assicurazione americana quest'anno non mi ha aiutato troppo con il piano che avevo, ma su questo possiamo fare un altro video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete avere un video completo sulla mia esperienza con l'assicurazione americana, quanto costa, quanto ho speso, perché ho speso così tanto. Mi ricordo, seguitemi anche su Instagram se volete, solamente perché vi do dei piccoli input che appunto non metto qua su YouTube, per una visita al pronto soccorso, perché appunto avevo dei dolori pazzeschi, ho pagato 5.000 euro. Quindi quello è un video troppo lungo da fare in parte. Se vi interessa e se posso aiutarvi, fatemi sapere nei commenti se volete che lo registri. Parlando di Instagram, vi ho sempre sentiti vicini, forse perché avevo anche meno followers, no? E un libro famosissimo che ho letto dice: quando in realtà fai successo è quando inizi ad avere persone che ti odiano, perché inizi ad esporti ad un pubblico che
gli piace quello che fai e anche ad un pubblico che non gli piace quello che fai. Ma parlando di Instagram, soffermandoci su Instagram, iniziavano ad arrivarmi dei commenti che mi facevano davvero male, perché già stavo male di mio, ma poi anche le persone che mi supportavano mi chiedevano cose come: ormai sei sempre rotto, perché non giochi, perché sei sempre infortunato, insomma cose che andavano ad alimentare un po' il mio sconforto e ovviamente la mia motivazione, se vogliamo, nel capire cosa fosse storto questa volta. Mentre ovviamente io non giocavo con la mia squadra continuava a giocare, e forse in modo un po' triste e prematuro pensandoci, ha perso quelli che sono in America i playoff e quindi la stagione è completamente finita. Il The Journey, mentre le persone erano un po' arrabbiate con me per non stai giocando il The Journey, per quello non c'è il The Journey, in realtà la vera fiaba era che il The Journey non c'era perché la mia squadra senza di me aveva perso. E questo è semplicemente per dirvi che quando la stagione finisce in America, caput, KO, non c'è nient'altro, non c'è allenamento, non puoi più utilizzare il campo. E quindi, insomma, volevo spiegare questa parte di The Journey anche per quelle persone che magari si sono persi un po' le spiegazioni su Instagram, sul mio gruppo broadcast, eccetera. Questo era un momento per me chiave, eravamo a fine novembre, inizio dicembre, sentivo che la mia vita andasse piano piano in declino. Ogni giorno che passava spendevo soldi, non capivo cosa accadesse, nel mentre avevo voci dall'Italia, come per esempio la mia famiglia, che mi diceva: Giacomo, le cifre che stai spendendo ovviamente per la salute sono importanti, ma aspetta, vieni in Italia. Nel mentre avevo dei dolori che mi facevano male, le persone su Instagram, che per me è un po' come veramente una famiglia, le persone che mi ricordano perché faccio questo, però non sentivo quell'affetto perché mi ricordavano: dov'è il The Journey? Voglio il The Journey, è per quello che ti seguo. E quindi tutt'altre le cose che facevo erano quasi, diciamo, inutili. Questo però mi ha dato una forza interiore ed è, come detto prima, il motivo per cui sono qua. Ed erano principalmente due. La prima è decidere di, magari anche a livello economico, curarmi in Italia, una sanità che ho iniziato ad apprezzare tantissimo, perché comunque a livello, insomma, gratuito puoi essere sicuro di essere aiutato, o quantomeno andare a fare quelle visite per capire cosa ci fosse, diciamo, di sbagliato in me. E la seconda era una mancanza che adesso con i punti che vi elencherò capirete piano piano quante fossero e perché fossero queste mancanze. E allora partiamo con la prima. Il 10 gennaio appunto sono rientrato e ho voluto subito realizzare questo primo punto, che è ovviamente vedere la mia famiglia. Non posso mai dirlo abbastanza, né ai ragazzi che mi scrivono, né ai brand che mi chiedono di parlare di Stati Uniti. Ovviamente avere la famiglia vicino è uno dei vantaggi più grandi che noi abbiamo nella nostra vita. Eppure avendo regalato un iPad prima di partire a luglio a mia nonna, e quindi insomma ora con FaceTime almeno è tecnologica abbastanza per vedermi, avere l'affetto delle persone che ti amano e poter avere anche un pranzo, cose che sono sicuro che tu guardi questo video sono per te ormai ovvie: mangiare, guardare il telefono mentre parlo perché ormai so già che quelle persone ci saranno. Per una vita come la mia, per un'esperienza come la mia, per una carriera come la mia, sono cose che in realtà sognavo di tornare in Italia e poter vedere i miei nonni, che insomma ormai hanno anche una certa età e quindi il peso e l'importanza di questi episodi di vita vanno ovviamente ad aumentare. Ma la prima cosa che ho fatto è prendere e chiedere a mia madre, ovviamente, che era in aeroporto, di andare da nonna, di pranzare tutti insieme, di riunirci, perché so, insomma, per cose personali, di aver avuto bisogno di loro tanto quanto loro ne hanno di me. È un periodo molto difficile per la mia famiglia, cose che ovviamente, per quanto possa essere uno youtuber o come si vuole descrivere, sono una persona molto introversa e che decide anche di un po' di chiudersi su alcune cose private. Quindi la prima cosa che ho fatto è godermi un bel piatto di pasta italiano con la mia nonna, insomma, che le crea, e devo dire che dopo 7 mesi di America era un po' come ritornare a vivere. La numero due, forse quella che alcuni di voi più aspettavano, un po' più di cui si può parlare: Goat League. Sarei dovuto esordire in Goat League 11 e 12 di gennaio, ovviamente sono arrivato praticamente l'11 sera, quindi l'11 era impossibile. Avrei dovuto però giocare il 12, insomma ormai hanno già fatto i posti tutti quanti, avrei dovuto giocare con i Golden Stake. Ho iniziato e vinto la prima edizione di Goat League con i Red Lock, ci sono un sacco di video che insomma stanno apparendo in questo momento di cui ne parlo, mi sono anche allenato con loro, ma poi appunto alla fine i Golden Stake, essendoci solamente per una partita, hanno deciso di andare un po' a proteggere il gruppo senza portare persone nuove solamente per una volta, e quindi alla fine non ho esordito in Goat League, una cosa che onestamente mi è dispiaciuto, però d'altra parte insomma sono tornato per così pochi giorni che ho fatto altro. Sono andato in realtà a visitare, a vedere i miei amici Zacchigno, Fene giocare, ho visto insomma l'organizzazione, sicuramente in futuro penso di almeno una partita togliermela e farla. La Goat League sono andato a vederla solamente per 20 minuti perché proprio erano
gli unici minuti che avevo prima di fare tutte le visite che sto facendo qua in Italia. Ho fatto 12 visite, l'unico stato, sto guardando il mio computer qua, come sapete mi piace sempre parlare un po' con la mia mente, però qualche dato volevo dirvelo in modo preciso. Ho fatto 12 visite in 20 giorni e infatti sono rimasto in Goat League a vedere solamente per poco tempo, perché ho fatto visite all'addome, ho fatto una gastroscopia, insomma cose più mediche che non sono super importanti. L'importante era capire come stessi, e apparentemente è tutto in ottime condizioni, però ovviamente stiamo sempre controllando con esami eccetera. Punto numero 4, forse uno dei vostri preferiti, che è il calcio. Cosa è successo in questi 3 mesi? Ti sei allenato, hai giocato 3 mesi in ospedale, cosa è successo? Beh, una delle cose che mi ha fatto super piacere fare è rivedere Dredd, che per me è una leggenda di YouTube. Allora ragazzi, ben tornati sul canale. Appena rientrato proprio la stessa sera sono andato a giocare insomma con lui, con una partita dove c'era Favij, Mario Sturniolo, e mi ha fatto un po' ridere, lo disse alla mia ragazza insomma che è qui con me mentre registro questo video. Quando sono arrivato, Dredd ha detto: ragazzi, oggi c'è Giacomo, puntiamo tutto su di lui. Ma in realtà forse per una delle prime volte nella mia vita avevo veramente un'ansia io di giocare. Erano 3 mesi che non ho toccato il pallone, non mi sono allenato in palestra perché appunto con questi dolori muscolari non potevo poi magari prendere proteine. Ho davvero fatto una dieta stradiversa, sono dimagrito come tanti di voi hanno notato su Instagram, in modo sempre comunque sano, assolutamente, ma era la mia prima partita dopo 3 mesi, e avere questa pressione, pure in una partita non troppo importante tra amici, mi ha fatto innanzitutto avere qualche nutro nelle gambe, che ha fatto super piacere, mi ha fatto divertire, che è una cosa che non mi capitava da tanto, e questa non è una frecciatina, ma davvero mi mancava divertirmi con quegli amici in cui se sbagli il tiro non va benissimo, avere un po' di fiducia, avere delle frasi come: Giacomo, crediamo su di te, mi è mancato davvero tanto. E quella partita con The Red in realtà ha iniziato una serie di partite abbastanza interessanti. Punto numero 5, che per tanti di voi potrebbe essere una cosa che potrei non dire, che non è abbastanza importante, ma questo vi dimostra come davvero voglio farvi conoscere un po' come ragiono, cos'è importante per me, e davvero mi piace creare un po' quel rapporto con voi in cui posso dirvi anche queste cose magari un po' meno virali. Infatti il punto numero 5 è che ho portato la mia ragazza, che è hawaiana, la mia ragazza americana, che potete vedere su tutti i miei social, Instagram, TikTok, l'ho portata ad una festa in realtà per me super importante, a Saronno. Ogni 17 gennaio c'è quella che si chiama Festa di Sant'Antonio, e per me è super importante perché è una festa con cui da piccolo andavo sempre con mio nonno, ed è da 7 anni che non ci sono più andato perché ripartivo sempre verso il 10, il 12, il 15, insomma ho sempre perso quella festa. E quindi quest'anno, con questo volo un po' più pazzo, ho voluto non solo godermi la festa con mio nonno, ma portare anche la mia ragazza, che si chiama Macy, e mostrarle una parte di Saronno, una parte di me. Quando scrivevo questo video ho pensato: ok, questa parte è anche abbastanza noiosa, insomma se uno non mi conosce chi se ne frega, ma in realtà questo sono io, questo è per il motivo per cui mi seguite, questo è il motivo per cui faccio a volte dei video in cui dico: ragazzi, non gioco. E quindi volevo mettere anche questo punto, perché come ho condiviso con lei una parte di me, voglio condividerla anche con voi. Punto numero 6, un piccolo plug, perché in realtà sono rientrato in Italia con una mega valigia, ma ho solamente 3 outfit. Quindi cosa ci ho messo in questa valigia? Beh, come tanti di voi sanno dal mio gruppo broadcast, che nominerò magari un po' troppo, però insomma su sotto lo vedete, è una cosa molto interessante di cui vi parlerò nei prossimi punti. Ho messo il mio Vinted, che è una delle app che mi piace tantissimo, e perché voi lo amate, porto i miei pezzi dall'America, magari delle mie vecchie squadre, cose che mi danno che magari non uso, e quindi volevo dirvelo perché il mio Vinted italiano rimarrà qui in Italia con una persona che lo gestirà. Quindi anche se io poi non sarò qui e sarò negli States, così così, se c'è un pezzo che vi interessa, che vedete nel The Journey, un pezzo americano così, ecco, il mio Vinted, ci sarà il link in descrizione, potete sicuramente insomma acquistare quello che volete, e ci sono un sacco di pezzi del The Journey, dell'America, cose che insomma qui in Italia non sono nemmeno acquistabili. 7, oh, finalmente i pezzi forti, uno dei miei preferiti e sicuramente uno dei vostri preferiti, perché il 15 gennaio, appena rientrato, in realtà da un po' prima, ho organizzato una partita con voi, ma in realtà con te. Ragazzi, siamo qui ad Origio, all'Easy Village, perché oggi facciamo il primo evento con i miei followers, vi ringrazio tutti. Se volete sapere come partecipare alla prossima partita insieme qua in Italia, qua ad Origio, basta essere nel gruppo broadcast. Oggi abbiamo parlato Saggia, Stron, gente della Goat League, insomma, siamo qui oggi per fare qualcosa di insieme, per divertirci, veramente senza nessuno scopo, solamente perché apprezzo che mi seguite, quindi oggi vi porterò con me in questa partita. Con delle personalità c'era Ron. 7 mesi dopo, vediamo il progresso di Ron in questa partita. C'era Anto di Goat League, c'era Sat, che è venuto, pensate, dal Belgio, solamente per 10 ore per giocare insieme a voi. Quindi la mia voglia di organizzare cose per voi è assolutamente alle stelle, e sicuramente ne organizzeremo un'altra. Pensate che appena fatta
ho subito deciso di organizzarne un'altra, ma poi a livello di tempistiche, rimanendo qui solamente per pochi giorni, non siamo riusciti. Ma come detto, l'ho menzionato 6.000 volte, come hanno fatto questi 22 a giocare con me, queste 22 persone? Beh, l'ho nominato per la seconda volta, allora ve lo faccio vedere. Questo è il mio gruppo broadcast, starà apparendo qualche parte, penso qui. È una cosa super interessante che penso di utilizzare in un modo abbastanza figo, fatemelo dire, in cui vi faccio vedere cose che non metto da nessuna parte, né su YouTube né su Instagram. È solamente una cosa che chi è dentro mi può dare il suo feedback sui video. A volte facciamo cose del genere, quindi 22 del gruppo broadcast che hanno sicuramente deciso di partecipare e di farsi anche una bella guidata, perché tanti di voi dei pazzi sono venuti da lontanissimo, hanno giocato con me e mi sono veramente divertito tantissimo. C'era la mia ragazza, c'era la mia famiglia, la mia mamma, c'eravate voi con i vostri amici, i vostri parenti. Voglio assolutamente rifarla, ma la prossima volta sicuramente con qualcosa di più grande, e insomma speriamo che vi siate divertiti anche voi. Numero 8, ho finalmente avuto la mia prima e vera grande intervista in una delle, insomma, radio nazionali più grandi d'Italia, che è Radio DJ, insieme al mitico Gianluca Gazzoli, che io seguivo tantissimo sul suo podcast Il Basement. Ok ragazzi, c'è un po' di musica, oggi siamo qui ospiti di Radio DJ per raccontarvi sempre un po' come sto passando e perché sto passando queste settimane qua in Italia. Allora, welcome, questa è Radio DJ. Allora, questo è il momento, diciamo, allora, non so te, ma per me tutte le volte che entro qui non senti la storia, non senti le leggende che sono passate qui dentro. Le vedo anche. E che vedi anche, che si sono immortalate qui. Questo è il piano poi ufficiale, quello della radio, diciamo, quindi dove avviene la radio, così vedi il palazzo in alto, sono 5 piani. Noi andremo in diretta da qua dentro. E ci divertiamo. Abbiamo fatto un'intervista appunto per Radio DJ in una delle radio che ho sempre ascoltato sin da quando ero piccolo. Insieme a lui abbiamo fatto anche una cosa, insomma, molto molto carina, che è quello di svelare in anteprima, in esclusiva, il mio prossimo progetto qui su YouTube. E se te la sei persa, ci sta. Se non hai ascoltato appunto l'intervista su Radio DJ, puoi tranquillamente non perdertela, sicuramente con l'episodio che uscirà tra poco, iscrivendoti qui sotto, perché iscrivendoti vedrai sicuramente l'episodio e saprai che quella è la nuova serie del canale. Perciò iscriviti qui sotto se ti piace questo video, se non vuoi perderti le prossime cose che usciranno, e insomma vi dico solamente che è molto molto interessante. Per la numero 9 ho incontrato il mitico Marcello Ascani. Pranzo con Marcello. Finalmente, Ascani. Dopo tanto tempo. Finalmente. Il prossimo pranzo sarà tra 7 mesi. Questo pranzo vedo se riesco a venire negli States. Posso dire, è sempre stato un mio idolo da quando faceva i suoi vlog a San Diego. Voglio dargli questa citazione perché davvero, se sono youtuber, è anche un po' grazie a lui. Quando prendeva insomma la sua Panasonic, la mia prima videocamera in realtà presa grazie ai video di Marcello, perché vi ripeto, per me era un po' un idolo, e quindi vederlo vloggare e poi vederlo di persona dopo anni, dopo che sapevo di potergli dire qualcosa, avendo appunto adesso anche una carriera un po' da youtuber, è stato veramente pazzesco. È una persona gentilissima che insomma si prospetta anche nei video, ma a volte ci sono persone che insomma in un video sono in un modo e poi nella realtà sono in un altro, e mi fa veramente super piacere dire che ho incontrato Marcello. È per me un OG di YouTube, e insomma non voglio dirvi troppo, ma usciranno cose carine insieme a lui, vedrete. Vabbè. La 10 e le 11 le metto insieme e sono sicuro che state aspettando che io dica questa cosa qua se mi seguite su Instagram, perché le 10 e le 11 sono due partite di calcetto. La prima l'ho fatta con Max, Calzolaio Max, un mio grandissimo amico di Saronno, anche lui super famoso sui social, se volete guardatevelo. E poi Zachinio, che ovviamente ho conosciuto sia al J Stadium sia ovviamente alla Got League, quando giocavamo insieme appunto nei Red Lock. E dopodiché abbiamo appunto sfidato i miei vecchi compagni di Mendrisio, quindi una riunione, una connessione super carina, insomma erano i miei amici di quando giocavo in Svizzera, pensate, a 16 anni, ma quella insomma è un'altra storia, chi mi conosce sa un po' la mia carriera dove è andata. Ovviamente il punto 11 è forse una delle cose che state aspettando in questo video, che è: ho giocato con i Seven Sins. Ragazzi, allora siamo qui, stasera fa freddissimo, è lunedì, ci sono forse meno 5 gradi, ma mi hanno chiamato oggi pomeriggio dei ragazzi a cui non potevo dire di no, perché è da troppo che glielo prometto che appunto avremmo giocato insieme. Questa sera siamo qui con i Seven Sins a un torneo che stanno facendo, tra l'altro non diteglielo, magari verranno questo video, ma una loro squadra rivale mi ha chiesto di giocare sempre qui a questo torneo e li ho rifiutati per i Seven Sins, quindi Fene e Andre è da troppo che me lo chiedono. Anche se sono un po' malato, sono un po' stanco, non potevo dire di no. Che insomma sono degli idoli ormai in Italia, stanno spaccando tutto, e io stesso sono un loro fan, perché quando ero in America appunto hanno spopolato, mi guardavo i loro video e tanti di voi mi dicevano gioca con loro, gioca con loro, gioca con loro. Ho avuto la fortuna di essere invitato e di poterli mettere insomma nel mio schedule pazzo tra visite, amici, famiglia, cose così. Il mio esordio con i Seven Sins, andiamo a vincere. Abbiamo fatto una partita. Non vi voglio spoilerare niente, perché dipende quando questo video uscirà, ma vi dico che mi sono divertito, che sono davvero forti come sembra nei video, e che insomma sono
sicuro, mi azzardo, fammi sapere Fene, sono sicuro che ci rivedremo poi in futuro anche con loro. Per concludere questi punti, ho registrato qualche giorno fa un video per Marco Migaleddu, detto il Miga, che mi ha chiesto un'intervista per raccontare di tutte le mie scarpe da calcio. Lui è un mega appassionato di scarpe da calcio, perché sono passato da Nike ad Adidas. Questa la sapevi? Se no vuol dire che non mi segui su Instagram, quindi se vuoi seguimi, ma a parte gli scherzi. Sono appena passato da Nike ad Adidas, Adidas Predator, una scarpa che pochi hanno in generale, pochi creator hanno in generale, e quella sarà la mia scarpa per almeno un anno, quindi sono Adidas Predator in questo momento. Ma insomma, per quel video là, molto interessante, se quando questo video uscirà è già uscito, lo trovate in descrizione. Se invece non è ancora uscito, mi raccomando, seguite Marco, perché il video uscirà lì, e secondo me è molto interessante capire un po' tutte le scarpe che ho provato, tra Mizuno, Adidas, Under Armour, insomma, un video molto figo. Ragazzi, ci tenevo tantissimo a fare questo piccolo recap, raccontarvi qualcosa di me, perché per me è come ritornare a un punto zero. Era sicuramente importante parlarvi. So che tanti di voi mi hanno detto che negli ultimi video parlavo tanto e mostravo poco, e per me è una critica positiva che ho davvero preso a cuore. Dall'altra parte, non avrei mai potuto presentarmi su YouTube con i nuovi format, che saranno tre e che partiranno tra pochissimo e che stiamo gestendo in modo veramente quasi maniacale. Tre nuovi format, non voglio spoilerarvi niente perché usciranno, non voglio creare aspettative per nulla, ma era importantissimo farvi capire dove è sparito Giacomo. Giacomo fa ancora video? Perché non fa video? E volevo, insomma, anche un po' per me stesso, perché per quanto ci tengo, mi faceva un po' male leggere certe cose, farvi capire che a livello proprio di salute stavo male e che stavo comunque lavorando a come posso tornare in fretta a fare questo tipo di video. Oggi sono qui, sono a Milano, ma i format inizieranno da un'altra parte, non voglio spoilerarvi. Potete iscrivervi qui sotto nel canale per, insomma, vedere e essere aggiornati su quello che uscirà, sui prossimi video, sui prossimi, insomma, capitoli di questo canale. Ma soprattutto io quello che voglio fare per voi è ringraziarvi, perché se siete qui è perché davvero avete seguito una parte di un mio percorso e, insomma, so che meritate qualcosa di più, ed è per quello che i prossimi format saranno i prossimi video che usciranno, e magari, insomma, ci sarà meno parlato e più dimostrazione, come avete chiesto. Un saluto da Giacomo Sanvitale, grazie mille per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo, let's go!